Ciao ragazzi, bentornati su una nuova puntata di Ride with Frank. Oggi siamo in viaggio in direzione Campo Imperatore. Faremo un giro là intorno e poi ci fermeremo a mangiare. Brava! Sì sì, mangeremo un bel po' di arrosticini. L'arrivo è previsto per l'1:20, quindi arriviamo precisi per con la fame, per l'ora di pranzo, sì sì. Oggi era la giornata giusta per fare questo giro. Credo che di venerdì ci sia meno casino, che di solito il fine settimana è preso d'assalto da noi motociclisti. Lasciamo il Molise ed entriamo in Abruzzo. Per fortuna scappiamo un po' dal caldo che ci ha assillato questi giorni e andiamo verso luoghi più freschi. Infatti qui già si avverte una temperatura molto più gradevole. Siamo quasi arrivati a Roccaraso, ci aspettano ancora 110 km e 1:47 di viaggio. Una nuvola che assomiglia allo zucchero filato. Questa è la piana delle 5 miglia. Siamo fermati un attimo a prendere qualcosa da bere, una sosta breve per poi ripartire. A dopo. Ok, si riparte. Ed eccoci di nuovo in strada. Abbiamo perso circa 7 minuti sull'orario d'arrivo, però ci serviva proprio una bella bibita fresca. Ok, stiamo iniziando a salire in direzione L'Aquila. Mancano circa 40 km. La mia moto, dopo circa 138 km, ancora non ha spento nessuna tacca. Le nuvole ci sono, ma considerando che noi dobbiamo andare a destra. Hai visto un fulmine? Bene, vediamo un po'. Allora, noi dovremmo essere arrivati. Eccolo là. Arrivati. Facciamo un po' di off-road. Siamo arrivati. Ora un po' sudati, però quello che abbiamo dietro è la tempesta. Speriamo sia passata. Sì. Speriamo di averla scampata. Va bene, andiamo a comprare la carne da fare sulla brace. A dopo. Marti, ti è uscita giusto un po' di schiuma? È stata movimentata per la piatta. Buoni? Pioggia non ti temo. Allora, 20 non ce ne bastavano, quindi abbiamo fatto un refill di altri e 15. Secondo me restano comunque pochi. È uno sporco lavoro, ma qualcuno lo dovrà fare, giusto? Sono pure pochi.
Mia moglie, due genziane e una peroni. Una peroni. Il mondo è più bello. Sì, sì. Ragazzi, non vi preoccupate, adesso facciamo una pausa in moto. Rimaniamo pausa fermi. Prima di andare in moto, certo. E io intanto mi assaggio questa genziana abruzzese. In Abruzzo. In Abruzzo. Dopo aver mangiato degli arrosticini abruzzesi. Abbiamo sconfitto la pioggia, ne è valsa proprio la pena. Riparte. Fortina, tutto a posto? No, vabbè. Meno male che guido io. Allora, siamo di nuovo in moto sulla via del ritorno. Speriamo di non acchiappare tuoni e tempeste. Alla fine ci siamo fermati a 35 arrosticini e due fettine di pancetta. Non ci possiamo lamentare. Torniamo a casa belli soddisfatti. Queste strade sono qualcosa di meraviglioso. Il tempo sta cambiando in peggio, quindi preferiamo tornare a casa che è meglio, come direbbe Quattrocchi dei Puffi. Anche questa puntata è giunta al termine. Per fortuna siamo tornati a casa belli asciutti senza incontrare eccessiva pioggia. Se il video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, a lasciare un like e tramite i commenti fatemi sapere le vostre esperienze e curiosità riguardanti Campo Imperatore e l'Abruzzo. Ci vediamo al prossimo video. Io sono Francesco, lei è Martina e voi siete su Ride with Frank. Yo!